tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi si parlerà di capelli, da come avete letto dal titolo, perché appunto mi sono arrivate già da un bel po' di tempo queste extension. Arrivano dal sito Bombay Hair, ma non è un video in collaborazione, semplicemente me l'avete richiesto voi, me li avete visti e avete fatto: oh mio Dio, parlaci dell'extension! Quindi sono qui per parlarvi di queste extension, di come le ho colorate, quindi farvi vedere come ho fatto a colorarle, quali prodotti ho utilizzato e come li ho mischiati per ottenere questo lilla, che appunto, come vedete, c'è anche sulla mia testa, sui miei capelli veri, che la mia testa oramai è già più sbiadita dei capelli di queste extension qua, che sono capelli veri, se ve lo state chiedendo. Mi andava proprio di farvi vedere il processo di colorazione dell'extension, perché molte non sapevano neanche che si potessero colorare l'extension, ma se sono capelli veri si possono colorare, perché appunto, essendo un capello vero, prende il colore come un normalissimo capello, solo che semplicemente non è attaccato alla testa. Potete anche decolorarli se prendete delle extension scure, potete decolorarle, però lì rischiate che i capelli si rovinino. Sono più disidratati rispetto al capello naturale attaccato alla testa, quindi se li andate a decolorare voi, mettetevi l'anima in pace, perché sicuramente si distruggeranno un po'. Infatti io li ho voluti prendere biondi, che non è arrivato neanche un bel biondo, perché io ho ordinato il più biondo che c'era sul sito e in realtà mi è arrivato un biondo, un giallo pannocchia, ecco. E la mia paura era che non prendesse bene il viola, ma pensando che il lilla, comunque il viola, già spegne di per sé il giallo, perché ci sono molti shampoo che per spegnere il giallo sono proprio shampoo viola, ho detto ok, farà già da sé secondo me il colore, quindi ho provato ed è venuto, devo dire, abbastanza bene. Ci sono delle striature più chiare come i miei capelli, infatti anche io ho delle zone, come vedete, quest'ultima volta non mi si sono tonalizzati molto bene i capelli e ho delle zone più gialline, però adesso li devo rifare, quindi sicuramente si spegnerà. Prima era un giallo, io ho tenuto un pacchetto perché mi sono arrivati due pacchetti. Prima era questo giallo qua, che sì, non è neanche tanto giallo pannocchia, però non lo so, accostato al mio viso era proprio giallo, sembravo Donatella Versace. Quindi me l'avete anche detto che assomigliavo a Donatella Versace. Questo è il brand, appunto Bombay Hair, arrivano in questi bellissimi pacchettini di cartone. Io ho ordinato due pacchi, come vedete, da 270 grammi, lunghezza 60-24. Sì, credo sia lunghezza e quantità, insomma, e il peso totale 270 grammi. Il colore è Ash Blonde. Ho fatto tutto un pacco tranne una ciocchettina e poi in realtà ne ho utilizzati, ho utilizzato solo quelli mossi che vedete. Ci sono quelli lisci dietro che non li ho mai utilizzati, perché applicandoli poi sulla testa vedevo che non mi ne servivano altri, perché mi era venuto un testone assurdo, quindi ho detto no, ok, basta così, perché sennò già pesano, sono lunghissime. L'unica cosa è che le devo accorciare, le devo un attimo spuntare, perché sono veramente netti. Il capello di per sé è morbidissimo, poi ovviamente con i colori che ho utilizzato io non si sono andati a rovinare, perché sapete che utilizzo Arctic Fox con balsamo, quindi Arctic Fox è un brand americano, non spedisce in Italia, quindi lo potete acquistare solo su Amazon. Questo è un brand di colori semipermanenti per i capelli, quindi andate a colorare i vostri capelli in modo naturale, vegano, non vi vanno a rovinare i capelli perché sono pigmenti puri, e voi potete mischiarli col balsamo per ottenere un effetto un po' più pastello, quindi più balsamo mettete in questi colori puri, più viene l'effetto pastello, comunque, come vedete, un effetto un po' più lavato, ecco, un po' scaricato. Li potete anche utilizzare puri, quindi l'effetto viene bello acceso. Li avevo già utilizzati, avevo fatto l'azzurro, avevo fatto il viola, avevo fatto fucsia che era il pinchissimo, erano venuti super fucsia l'anno scorso, l'estate scorsa, insomma ne ho fatti, ormai li utilizzo da un anno e mezzo, quasi due, e sono veramente contenta di questi colori. Io ve li straconsiglio, se potete reperirli fatelo, perché sono i migliori secondo me in commercio. E come le ho colorate? Per prima cosa ho distribuito tutte le extension che volevo colorare sul mio tavolo da lavoro con un fondo di carta stagnola, per non andare a rovinare ovviamente il tavolo. Devono essere stese bene, perché altrimenti non riuscite neanche a colorarle col pennello. La cosa che vi consiglio è di colorare le extension come i vostri capelli con le mani, perché le mani scaldano il prodotto e riuscite ovviamente a massaggiare meglio il capello rispetto alla classica, al classico pennello. Ovviamente qui si tratta di pigmento, ovviamente potete fare la base col pennello per essere un po' più sicure di applicarlo in tutte le zone, però poi vi consiglio di andare a massaggiare con i guanti e le mani, perché è l'unico modo per far penetrare proprio il pigmento nel capello. Dopo aver steso appunto tutte le ciocche sul tavolo, sono andata a fare il mio mix di colori con Arctic Fox. Dopo che ho ottenuto il mio colore, sono andata col pennello per distribuirlo bene bene sulle ciocche, per poi andarlo a massaggiare, come vi dicevo, con le mani, perché è l'unico modo per far penetrare bene il pigmento nel capello. Dopodiché ho chiuso e impacchettato tutti i capelli, li ho lasciati lì per due ore e mezza, tre anche, perché tanto erano extension, quindi li ho lasciati lì. Una volta passato il tempo di posa del colore, li ho sciacquati, ho iniziato ad asciugarli per poi acconciarli con
Il ferro in questione è sempre di Bombay Hair, che è questo qui, si chiama Hair Curler da 25 mm, è un ferro straordinario perché io lo cercavo così grande proprio per andare a fare dei ricci, dei boccoli un po' più larghi. E tra l'altro per fare questa acconciatura ci ho messo veramente poco perché arriva fino a 230 forse di calore, comunque potete selezionare voi il calore da questo schermino qua. Io ho sempre utilizzato ferri di Newmi, mi sono sempre trovata molto molto bene, però appunto mi hanno regalato inaspettatamente questo, dentro il pacco c'era questo qua e ho voluto provarlo. Dentro c'era anche questo guantino per non ustionarsi perché è un guanto di un tessuto, potete anche utilizzare guanti normali ovviamente quelli invernali, non i guanti di silicone in plastica, ma i guanti proprio di tessuto. E questo è il risultato, quindi queste sono le extension, adesso vi faccio vedere come applicarle, come le applico io, ovviamente non è la regola, io le applico malissimo. Però volevo farvi vedere come li applico e com'è il risultato finale, anche se comunque il colore non è uguale, non è lo stesso, vedrete lo stacco, però è giusto per farvi vedere l'effetto finale com'è. E poi li dovrò sicuramente tagliare, come vi dicevo, li dovrò scalare perché sono troppo troppo lunghi. Special, and I'm so glad that I met you. Let's go on an adventure. Per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli è veramente molto semplice perché voi potete farci quello che volete perché sono capelli veri, quindi potete lavarli, potete pettinarli, ovviamente dovete stare molto molto attente. Sono dei capelli cuciti su questo filo, quindi più li tirate ovviamente più perdono, però sono delle extension ben fatte perché non ho perso molti capelli e sì che li ho trattati veramente ma veramente male. Potete farci le trecce, una volta che ce l'avete su potete farci un sacco di acconciature. Sta a voi, sta alla vostra creatività, alla vostra bravura nell'acconciare, nel saper acconciare i capelli, a quello che volete ottenere, al look che volete ottenere. Non sono per niente scomode, anche perché con queste extension io inizialmente le avevo prese per poterci poi fare la tessitura, o non, aspettate, non la tessitura, quella ad anello, praticamente l'extension ad anello che il vostro capello si infila in questi anellini per poi stare attaccato all'extension, quindi mi duravano proprio mesi e rimanevano attaccati ai miei capelli. Poi ci ho ripensato perché ho già portato l'extension alla tessitura e avevo un mal di testa assurdo, quindi mi sono detta no, forse è meglio che le tengo a clip. A clip sono più semplici perché le togliete e le mettete quante volte volete, quando volete. Quando le applicate, se avete i capelli super lisci come spaghetti, io non ho bisogno neanche di stare a cotonarli, però se voi volete essere sicure che vi durino, potete andarli a cotonare con un pettine, ovviamente un po' più stretto di questo, con i dentini più stretti. Semplicemente dove c'è l'attaccatura andate a fare questa cosa, dopodiché ci andate a infilare la clip. Quindi la clip avrà questa cotonatura che la blocca e non avete il rischio che dopo un po' vi scendano le extension. Ma anche se ce li avete senza cotonatura, vi assicuro che li rimangono, cioè davvero li ho applicate malissimo e sono super super tese, cioè rimangono proprio lì attaccate alla testa. Questo è quello che vi volevo dire, che mi avete domandato, spero di avervi risposto a tutte le domande. Se così non fosse, fatemelo sapere in un commento. Se volete un video aggiornamento su quello che sto utilizzando sui miei capelli, come li sto trattando ultimamente, i prodotti, insomma, tutto quello che riguarda i miei capelli, fatemelo sapere con questo hashtag o commentando comunque qua sotto. Fatemi un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici con i capelli pazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Vi mando un enorme bacione, un grandissimo abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!